Sì, assolutamente sì, una partita difficilissima contro una squadra che in casa esprime dei numeri importanti. E hanno fatto 19 punti in casa su 24, 3 li hanno presi a Catanzaro, quindi la dice lunga sulla forza di questa squadra quando gioca tra le mura amiche. Quindi mi aspetto una partita difficilissima come lo era quella di Pagani. Come lo sarà ancora di più domani. E quindi siamo coscienti di questo, però mi aspetto anche un Catanzaro che sappia approcciare, interpretare e gestire bene la partita. Cosa la preoccupa di più questa partita dell'avversario? Al di là della forza comunque intrinseca del Messina, le condizioni del campo, il tempo, il fatto che il Messina deve uscire una sconfitta e dovrà a tutti i costi mantenere questo fazzoletto di vantaggio sulla posizione play-out, la carica che può dare uno come Lucarelli, anche in questa situazione societaria che hanno loro un pochettino fumosa, nebbiosa, non si capisce bene che sta succedendo. No, quello che mi preoccupa sicuramente è la forza del Messina. E, come ho detto prima, il discorso del campo per me è relativo perché come ci giochiamo noi ci giocano loro e per noi sarà importante approcciarla bene, interpretare la partita in relazione a quello che il Messina metterà in campo, in relazione a quelle che saranno le condizioni climatiche, le difficoltà che troveremo e poi riuscire proprio a gestire i momenti della partita che per me poi sono determinanti per il risultato finale. Sulla gestione dei momenti, Pagani ha mostrato un pochettino due facce del Catanzaro, sofferenze nel primo tempo, il vantaggio in cui il Catanzaro ha patito forse anche troppo la verve della Paganese, poi anche con il cambio di modulo, il trequartista, magari pure la Paganese che è un po' calata, nel secondo tempo un controllo quasi assoluto della gara. Allora, la partita di Pagani può, come dire, aver dato indicazioni in relazione magari al cambio di modulo. Per me non è solo quello, nel senso che dopo il vantaggio, noi le azioni che abbiamo subite le abbiamo subite per mancanza di reazione proprio alle situazioni di gioco. Abbiamo perso dei contrasti. E ci siamo fatti, come dire, infinocchiare tra virgolette, su giocate veloci loro. Siamo stati poco determinati, secondo me, anche su palle inattive che di solito subiamo poco, siamo stati distratti. Per me è stato più quello che il discorso del cambio del modulo. Poi in generale, la squadra quando gioca sui riferimenti è più sicura, questo sì. Però quello che conta di più è come interpreti la gara a livello di atteggiamento, comportamenti, di determinazione e domani ce ne vorrà tanta perché sono sicuro che troveremo un Messina molto forte. Quanto pesa la squalifica di Sarau che non è nell'attacco? Perché da quando è rientrato dopo l'infortunio è sempre stato un punto di riferimento. Sì, dispiace perché oltretutto veniva da un lungo periodo di inattività, aveva fatto 2 partite, poteva solo che crescere. E il fatto che lui sia un giocatore che aiuti tanto la squadra, dia tanto alla squadra proprio come presenza, credo che questo ci mancherà. Però ho piena fiducia in tutti i calciatori che ho a disposizione. Dovremo essere bravi, come ho detto prima, e sarà fondamentale domani, ad approcciare bene sta partita, a interpretarla e poi soprattutto gestirla bene, nel finale con i cambi che noi possiamo mettere in campo. Già la scorsa settimana qualche problema lo aveva creato anche il tempo, le condizioni atmosferiche, perché si era potuto preparare al meglio, come desiderava, la partita di Pagani. Mi sembra, anzi, credo sia palese, anche questa settimana non è stata al meglio. Ieri si è fatto poco e niente, oggi potrebbe essere lo stesso. Questa Sarà lo stesso. può essere una difficoltà questa. Sì, ho un po' di rammarico in questo perché comunque al di là del fatto che sono stato via per il Master 2 giorni, i ragazzi sono andati molto bene. I dati del volume del lavoro che abbiamo fatto ci lasciano tranquilli. Ho
Ho il rammarico che in questi due giorni, viste le condizioni del campo, non ho potuto preparare la partita come volevo, perché sarebbe stato importante, però non voglio assolutamente trovare alibi perché domani, come ho detto, ci vorrà un grande Catanzaro. Si riparte da 4-4-2 oppure possiamo aspettarci un cambio di nuovo in mezzo? Vediamo, vediamo, perché voglio pensare bene fino alla fine, devo vedere anche qualche condizione fisica, come poterla gestire. E io ve l'ho detto a fine mercato, ve lo ridico adesso, questa squadra ha nelle corde e deve interpretare più moduli o più disposizioni in campo diverse possibili. Perché per me questo è un plus per una squadra di calcio. Quello che mi aspetto è che, a prescindere dalla disposizione in campo, ci sia quell'atteggiamento giusto, quell'approccio giusto, quella interpretazione giusta della partita, che fanno sì che una squadra dia la sensazione di essere forte. Stiamo lavorando in questa direzione con i ragazzi. Grazie.